siamo al primo Fit Walking Riace Dona un Battito. Ormai il Fit Walking sta veramente spopolando in tutta la Locri e questo devo dire che sicuramente è merito tuo. Diciamo che è merito di tante persone che con questa disciplina non agonistica, quindi che la possono fare tutti quanti, riescono a stare bene con se stessi e in particolare attraverso poi una raccolta fondi con le iscrizioni che si fanno per una manifestazione normale di sport, attraverso queste raccolte fondi si possono soddisfare alcuni bisogni delle persone, che possono essere persone disabili, come può essere anche uno strumento come il defibrillatore qui che proviamo a realizzare su Riace, che sperando che non debba servire mai, che comunque può essere utile nel caso in cui necessita. La cosa bella è che sei riuscito in poco tempo, tu insieme ovviamente alla tua associazione, a creare veramente, come si suol dire, rete, non solo tra i comuni ma soprattutto tra le persone. Sì, è vero, io rappresento la punta dell'iceberg di tutto questo movimento, che in realtà mi ha stupito anche la volontà da parte degli amministratori, quindi si è creata una rete tra persone, tra luoghi diversi, ma in particolare devo dire con grande piacere tra amministratori, giovani e meno giovani, che hanno visto che attraverso il cammino possono emergere le parti belle del nostro territorio, quindi non solo le persone che attraversano i luoghi, ma anche la possibilità di far vedere agli altri le nostre zone che sono davvero stupende. Approfitto di questa tua domanda per dirti che già da giorno 20 iniziamo un circuito della Vallata del Torbido, dell'Unione dei Comuni, e andremo a visitare i centri storici di San Giovanni di Gerace il 20, Gioiosa Ionica il 23 e Mammola il 3 settembre, e poi durante l'inverno, comunque autunno inoltrato, faremo Martone, Grotteria e Marina di Gioiosa. Abbiamo creato anche un concorso fotografico, in questo modo le persone che cammineranno potranno gustare e vedere queste zone bellissime, fare delle foto, e poi faremo una mostra fotografica a fine ciclo al Palazzo Meduri a Gioiosa Ionica, e dove verrà premiata la migliore foto. Quindi sicuramente un grande impegno ma soprattutto una grande passione. Sì, passione e soddisfazione, perché la passione viaggia con le soddisfazioni che riesci ad avere. La passione viene anche dal sorriso, dallo star bene della gente, e che ti fa migliorare, ti fa andare avanti e alzare sempre di più l'asticella, cercando sempre di migliorare le cose che facciamo. Abbiamo tanti progetti anche più, come dire, più belli per certi aspetti, perché andremo anche a stare anche con i ragazzini. Non voglio anticipare niente, però il Fit Walking è un'attività che, come ho detto prima, non essendo appunto competitiva, la possono fare tutti, e siccome, come ha detto Maurizio da Milano, mette al centro la persona e non l'atleta, e le persone siamo tutte persone, grandi e piccole, e quindi c'è la possibilità per tutti di fare questa magnifica disciplina. Allora, dona un battito, diciamo che il Fit Walking sta donando davvero molte emozioni. Sì, in effetti è bello partecipare, essere anche in vacanza, essere in un posto dove comunque è bello, e poter partecipare a queste iniziative che comunque portano nella collettività un momento di riflessione, oltre che per il benessere personale, anche per il bene di una collettività, perché qui con Dona un Battito siamo tutti quanti qua per contribuire a fornire un territorio di un qualcosa che può salvare una vita, e quindi questo è sempre importante. Bello riuscire in questo momento che c'è un mondo molto frenetico, di fare più cose contemporaneamente, quindi in questo momento facciamo un po' di bene per noi stessi, perché camminare ci fa bene, dovremmo farlo tutti quanti i giorni, quindi è veramente un toccasana, e nel contempo però lo facciamo in collettività, lo facciamo con gli altri, facendo una riflessione sulle cose importanti e non importanti, e in più contribuiamo a dare un valore aggiunto a una collettività con un defibrillatore. Ormai diciamo che il Fit Walking si sta veramente espandendo a macchia d'olio, ma come mai secondo te? Qual è, diciamo, la peculiarità e perché piace così tanto? Beh, sono tante le peculiarità. Il Fit Walking è,
ti riporta a fare qualcosa che hai sempre imparato a fare da piccolino, ma ti rinsegna a farlo bene, perché in realtà camminare è qualcosa che tutti quanti noi abbiamo proprietà, ma che ci dimentichiamo di farlo in una maniera corretta. Quindi fit walking è tecnicamente un modo piacevole di rimparare a farlo in maniera corretta e quindi avere il massimo del beneficio da una tecnica, però in realtà lo si fa con gioco, lo si fa con allegria, lo si fa con guardandosi intorno e vedere i bei paesaggi che ci offre il territorio, e di conseguenza queste cose tutte insieme sicuramente ne fanno un momento di gioia. Poi lo si fa al sole, lo si fa in allegria, lo si fa veramente in un contesto dove ci siamo tutti, non c'è una competitività, c'è soltanto una voglia di stare insieme, e questo penso che sia veramente la chiave di volta di questo sport, che è uno sport a tutto tondo, ma in realtà però non è competitivo e di conseguenza non mette nessuno nell'ansia di dover apprestare, è una prestazione con te stesso, quindi aumenti e sei in gara con te stesso, e questo è importante. Marcella Pisano, presidente della Proloco di Riace e Bronzi di Riace, siamo al primo Fit Walking Dona un Battito. Sì, un'iniziativa molto importante per la quale devo ringraziare la SD Calabria Fit Walking con grande supporto di Fausto Certomà e tutti i soci della Proloco che sono riusciti ad organizzare questo grosso evento, il primo a Riace di questo tipo, e la Protezione Civile che ci ha aiutato molto in questa raccolta fondi. È una raccolta fondi in effetti che noi facciamo per l'acquisto di un defibrillatore per il paese di Riace. E il nostro grande obiettivo è quello di acquistarne almeno due, uno per il paese e uno per la frazione marina, e riteniamo che sia comunque una iniziativa molto importante, perché oggigiorno insomma sappiamo quali sono i problemi legati ad un mancato primo soccorso. Cerchiamo di sopperire a questa mancanza sul territorio di Riace con questa iniziativa. Devo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito economicamente con l'iscrizione al Fit Walking per l'acquisto del defibrillatore. Per noi questo è il primo grande evento di Fit Walking a Riace, e abbiamo seguito le orme di tanti altri paesi, cittadine a noi vicine, che hanno già realizzato grossi eventi grazie alla grande sponsorizzazione della SD Calabria Fit Walking. E a questo punto mancano pochi minuti all'avvio della camminata non competitiva, e speriamo prima di tutto che i camminatori, i Fit Walker si divertino, che sia un momento di aggregazione e che si arrivi al raggiungimento di questo grande obiettivo. C'è da dire che alla Proloco, insieme alla Protezione Civile, nei mesi tra settembre e ottobre organizzerà dei corsi con il supporto del 118 per l'utilizzo del defibrillatore, quindi in seguito all'acquisto noi provvederemo anche ad organizzare dei corsi per poterlo poi utilizzare. Riace si presta molto bene per il Fit Walking, in particolare sia per il territorio, ma io devo dire per la tipologia di persone, e a queste persone io farei un grande applauso, in particolare alla Proloco di Riace e a Marcello ovviamente, ad Antonio, che hanno voluto questa manifestazione, questo evento, per una causa nobile. Noi speriamo che non possa servire, ma in realtà tutti i comuni della nostra zona si stanno preoccupando di questa di avere nel proprio territorio un defibrillatore, ovviamente nella speranza che non possa, che non debba servire mai.
posso dire nulla.